farei una distinzione, nel senso che fino a quote paragonabili alle nostre Alpi, fino a 4.000, 4.500, anche 5.000, i sintomi si evolvono in maniera abbastanza lenta, a meno che la persona non abbia veramente un problema a monte. Cioè io ho visto persone stare molto male a 3.000 metri, cioè all'arrivo della funivia, e lì vuol dire che c'è un problema di base della persona, insomma. Però un soggetto mediamente acclimatato, un soggetto sportivo che si muove in montagna, anche se sviluppa un po' di mal di montagna, questi sintomi hanno un'evoluzione abbastanza lenta. Quindi diciamo che c'è tutto il tempo per rendersi conto di quello che sta accadendo e quindi con calma avviarsi verso valle. Il problema nasce, secondo me, dai 6.500 in poi, cioè su veramente quella che viene chiamata l'altissima quota. Lì i sintomi possono essere molto più improvvisi, molto più violenti e molto più veloci nell'evoluzione. All'Everest mi è capitato di vedere uno Sherpa. Noi siamo abituati a pensare che gli Sherpa siano una sorta di pargoli, figli di Superman, ma in realtà sono persone come noi. C'era un ragazzo che è stato veramente molto male al campo base avanzato, che è 6.400, ed è stato portato giù, nella fattispecie, a spalle, perché sull'Everest non ci sono mezzi di soccorso dal lato tibetano, dove ero io. Hanno dovuto portarlo giù veramente velocemente perché il ragazzo stava malissimo, assolutamente malissimo. È stato monitorato con ossigeno per 2 giorni e poi è stato mandato immediatamente a Kathmandu, dove si è ripreso, eccetera. Però i sintomi erano violentissimi e sono capitati assolutamente all'improvviso. Ma stiamo parlando appunto di quote veramente alte.